CRM Speciale News. Buonasera, torniamo in diretta con CRM Speciale News proprio perché appunto è notizia molto fresca dell'esito del ricorso del professor Croci per quanto riguarda appunto le elezioni amministrative, esito negativo. Abbiamo avuto modo di intervistare pochissime ore fa il sindaco Lapunzina e adesso dovremmo avere collegato telefonicamente il professor Croci. Professore, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera professore, avremmo il piacere anche di sentire un suo di commento a caldo per quanto riguarda questo esito. Primo commento è che mi dispiace per Cefalù e per i cefaludesi perché si troveranno ancora Saro Lapunzina ad occupare la posizione di sindaco. E lo dico non per altro, ma se non per il fatto di mi pare non attrezzato ad affrontare i problemi che ci sono oggi a Cefalù. Se la giunta precedente aveva portato la città sull'oro del baratro, il mio timore è che questa ce lo spinga nel baratro. Il secondo commento è che naturalmente bisognerà vedere quella che è la motivazione da parte del TAR, nel senso che oggi si sa solo che è stato respinto il ricorso, però dovrà essere questo motivato ed è importante leggerla. A me pare, come pare devo dire a tutte le persone che ho incontrato, che le elezioni di Cefalù siano state sostanzialmente falsate dalla presenza di Vittorio Sgarbi in competizione, pur essendo incandidabile. Bisognerà capire invece come mai il TAR non rileva questa elezione falsata, poi rilevata devo dire anche da una serie di organi dello Stato, il prefetto, il tribunale di Trapani e anche altri organi che appunto avevano rilevato questa falsificazione del risultato elettorale, quindi le motivazioni sono importanti. Sì, lei ha già deciso nei prossimi giorni comunque cosa vorrà fare, ha già un'idea comunque di come muoversi oppure ancora vuole valutare meglio quello che sarà l'esito di questo appunto di questo ricorso? Ma intanto appunto bisognerà leggere le motivazioni e qualsiasi scelta successiva, se fare appello o meno, dovrà derivare dalla lettura attenta delle motivazioni. Qualsiasi cosa so di fare sarà comunque nell'interesse di Cefalù e dei suoi cittadini di avere diritto a un'elezione regolare e non essere considerati dei cittadini di serie B, quindi sarà per difendere una legalità a difesa dei cittadini. Ok, professor Croci, noi se lei non ha altro da aggiungere la ringraziamo per questo intervento e la salutiamo insomma. Grazie, buona serata. Buona serata.